acquisito, quindi lo devi remunerare bene, lui lì funziona, va da un'altra parte, andiamo a vedere. Però succede questo, cioè te è un po' il discorso di influencer. Fra l'altro la questione di influencer è sempre più importante. Un tempo c'era il grande influencer, la Ferragni. In realtà queste cose qui sono un po' cose di facciata, quello che conta tantissimo, facciata, la parola sbagliata, sono cose alla portata di grandissimi brand, io che mi chiamo Gerry Scotti, che mi fa gli soscotti. Nella vita quotidiana è il micro influencer a fare la differenza. Piccoli, persone che capace hanno 100 amici, ma sono 100 amici che la pensano così. Se io ho il mio amico che guarda, è appassionatissimo di carte da gioco, cavolo ne so, e lui mi dice, oh, è uscito questo mazzo di carte nuovo, è una figata. Questo è il passaparola, però diciamo. In qualche maniera cioè, sì. Era quello che c'è sempre stato. Però questa cosa qui oggi diventa un algoritmo. Quando io vado a vedere queste foto, tralasciando tutta la questione delle recensioni online, no? Che immaginatevi che mondo c'è dietro. Tra quelle finte, tra quelle vere, tra quelle messe per affondare qualche uno, eccetera, eccetera. Però diciamo che la maggior parte è una recensione vera. Ma oggi le recensioni diventano prodotto. Nell'arco di poco tempo queste foto saranno integrate e di Wish è stato l'esempio. Queste foto sono integrate a quello che l'utente dice, a me mi è arrivata a casa questo. E non solo, ci saranno influencer sulla Google Maps. Se io sono uno che su Google Maps fa tante recensioni, condivide tante foto e le condivide interessanti, quindi la gente interagisce con ciò che io sto mettendo su Google Maps, quando domani cerco un ristorante mi diranno, ti consiglio questo. Ti consiglio questo perché una persona particolarmente influente e affidabile all'interno di nei suoi comportamenti pregressi in base a come la gente ha interagito con lui, consiglia di andare lì. Quindi chi hai cercato da Peppina, lui che è stato sia da Peppina che da Piero, dice vada a Piero e trovi me. Già, prego. Ma lì, a parte dopo facciamo un intervallino perché sono già i 12:40. Ma l'influencer, cioè chi glielo fa fare? A parte la Ferragni che ormai è brandita. Allora, ci sono tutti quelli che vogliono diventare influencer e poi vendono pubblicità. Ah, okay. La Ferragni, ma come qualsiasi sito, cioè tutto il classico sito che voi entrate su un sito e poi vi fa cambiare pagina ogni minuti, no? Che per leggere una cosa tocca scorrere 33 volte e ti scemo. Odioso. Perché fanno una cosa del genere che è l'antitesi del tasso di conversione, nel senso, inspiri in me odio, punto. Perché? Perché se io ho messo un titolo da clickbait fake, no? Cioè il classico titolo scandalo, è incredibile, io ci piglio per vedere cosa, ovviamente poi che è successo, che la mia nonna ha fatto ciao alla Switch and Blast. Che cazzo ne frega, però in quella maniera lì loro vanno costretti a cliccare, ho fatto un click e quindi io posso dire ehi, c'ho un visitatore, vendo pubblicità in funzione di quanta gente ci ho avuto e la quantità di quanta gente ci ho avuto. Quale potrebbe essere un parametro per dire la qualità della gente che ci ho avuto? Quanto è stata sul sito, quante pagine ha visto. Se quindi io in qualche maniera ti costringo a cambiare 10 pagine, io posso dire, guarda la gente viene da me, lo vedi? Ci sta un sacco, ci naviga. Io gli fornisco esattamente ciò che loro vogliono. Questo ti permette di farti pagare di più per chi fa pubblicità. Questo, se io sono il giornale online, no? Pensate ai classici giornali oggi, se voi andate su Facebook, no? Che Facebook oggi come social network è quello più è comunque quello ancora più grande di tutti. È quello dove si vende di più perché c'è la gente grande e quindi c'è il portafoglio grosso. E quindi rimane dal punto di vista commerciale il punto dove si spende di più. Tutti quegli altri sono interessanti, sono il futuro, sono grandissimi, ma soldi ce ne tira meno. Io vado su Facebook e mi appare il Imola Oggi che ogni due minuti, non lo so, no? Imola Oggi, ma Imola Oggi, se fosse stato il mondo cartaceo, era il giornale che trovavo come leggo a Pisa, no? Lo trovavo così gratis. Questa è una strategia digitale lungimirante, forse un po' stronza, però con tutta questa cosa del clickbait, cioè di titoli volutamente pensati per fare leva su qualche cosa che l'utente che leggerà sarà incuriosito enormemente, al di là della notizia in sé, perché poi c'è tutta la questione appunto etica che c'è dietro. Io posso pensare ai classici casi, ora poi c'è i software che ti cambiano le facce, no? C'è fu quella cosa di Renzi che gli hanno cambiato, presero un video, misero la faccia di Renzi, la gente ci crede, è quello il problema, la gente ci crede. Oggi l'enorme sfida che tutti questi sistemi stanno accogliendo è il concetto di autorità. Twitter impedisce pubblicità ai politici, Facebook chiude le pagine di alcuni piani politici che non sono in linea con la sua etica, Google non ti permette più di fare pubblicità targetizzando per fede o per voti già dati in passato. Cioè? Prima io su Google potevo andare a fare una campagna e dicevo rivolgo questa pubblicità a tutti i cattolici praticanti. Oppure rivolgo
tolgo questo acquisto a tutti quelli che hanno votato DC in qualche maniera, non lo so. Oggi non posso più farlo, solo in ambito pubblicità politica. Cioè, se io devo vendere un aspirapolvere, posso dire la vendo a tutti i cattolici. Perché in qualche maniera ho capito che questo aspirapolvere i cattolici li hanno. Non lo so. Sì, poi come fanno a sapere chi ha votato DC, ipotesi? Non è certo che sanno che tu quando entri nel seggio hai votato DC. Ci sono delle indagini parallele fatte da GFK piuttosto che da Tox, eccetera, che profilano e ti dicono... Tipo di giornale leggi... Sì, ma, no, ma poi voglio dire, ci sono anche delle dichiarazioni, ci sono anche i sondaggi, no? Quindi c'è un certo fascia di popolazione che in funzione di tutta un'altra serie... di parametri socio o psicografici dicono allora quelli appartengono alla Lega piuttosto che dichiarano esatto. di votare. I giornali online, che non, perché i giornali online? Cos'è la cosa più ricca che vende il giornale online che ogni giorno passa milioni di persone sul suo sito? Cosa hanno letto? Quindi sono i tuoi gusti. Quindi la più grande pubblicità che io vendo non è il banner che espongo sul mio sito, ma l'informazione sugli utenti che sono passati dal mio sito a te. Io vengo da te e dico io ho bisogno di parlare a gente che gli garba i cigni rossi. Loro mi dicono questi sono quelli che gli piacciono i cigni rossi, vieni, li contattano. E io pago quello, io pago la profilazione dell'utente. Tutte queste grandi agenzie, io vado su Google a scrivere informazioni. Se io sono un tassista, la mia campagna potrebbe giustamente variare quanto spendo in funzione del meteo. Se piove, la gente piglia più taxi. Google non sa che tempo fa sulla campagna, io non posso scegliere in questo momento se piove o no. Però posso collegare attraverso le API key, insomma attraverso dei software, la mia campagna su Google, per il mio cliente tassista, ha un servizio esterno che mi fa un monitoraggio del meteo. Appena mi dice, ora però, boom, io aumento l'offerta del 20%, perché so che a quel punto lì tanta gente che prima dice, bah, mi costa 15 euro il taxi, vado a piedi. In quel momento lì dice, lo compro. E questo tipo di informazione può fare per mille cose. Accetto automatico, ovviamente, diventerà posizionato sì, automatico. Sì, è sempre più automatico. Tutti questi dati vengono raccolti nel database. Questi database sono tecnologie proprietarie, tradotto, ognuno il proprio database lo fa come gli pare. Quindi il problema è, da parte nostra in qualche maniera, è mixare vari dati. Google mi dà certe informazioni, Facebook me ne dà altre, Facebook e Google vanno d'accordo come l'acqua e l'olio. Quindi mescolare quei dati è già abbastanza difficile. C'ho quello da mobile e quello da desktop che mi si spezza la transazione. Poi appunto mi rivolgo a un'agenzia pubblicitaria, a un giornale online, eccetera, dove affino ulteriormente il target, tipo, ma ci sono delle caratteristiche che io mai avrei pensato che potesse essere curioso sapere. Ma tipo, vive in una casa di proprietà, vive in una casa con terrazzo, vive in una casa senza terrazzo, però effettivamente se io vendo fioriere, io devo sapere se c'è terrazzo o no, perché cambia tipo di fioriere che ti vende. Cioè, quindi quando io ho firmato per un'altra un'altra in Italia e ho messo non inviare dei statistici e mi sono sentito un ganzo, in realtà mi è sentito un cavolo. No, allora, profilato da tutte le parti. In quel caso lì che non hai lasciato dati, allora bisogna entrare in dettagli di cosa lasci e cosa non lasci, perché comunque certe cose le devono avere, nel senso che se io compro qualche cosa, l'altro è comunque tenuto per legge a perdere alcuni dati, perché deve sapere chi ha venduto e cosa gli ha venduto. Però la grande acquisizione dei dati noi non la facciamo nel momento stesso in cui compriamo. Quando compriamo, proprio perché ci hanno raggiunto in qualche maniera, i dati ce li abbiamo scritti. Quindi è nel mio quotidiano, è nel quando di nuovo prima si diceva la campagna che ti porta in negozio, io sto con l'iPod, l'iPod c'ho tutto acceso, entro in un negozio, mi dice io sono entrato lì dentro, io posso fare una campagna dove dico nel raggio di 10 km da quel preciso negozio lì, quando uno cerca vernici, viene scritto antichi vernici SRL, vieni a trovare. Il tipo pigia il tastino, mette il navigatore, lo traccio ovviamente, io so quanta gente ha messo il navigatore, con la geolocalizzazione classica, quella di Google Maps, vedo se mi passa davanti, ma ora vedo se è trasmesso. Io al cliente, alla fine, quel cliente che prima online diceva, che c'è gaffa, io ho un negozio di vernici, divento scemo a fare e-commerce, un casino, e tanto comunque non ci avrà mai il prezzo del cinese che appunto fa la vernice a 2 euro al chilo, io la vendo a 15. Oggi dovrò fare una campagna qui, legata al suo pubblico. Quindi, geolocalizzata qui, ti porto nel mio negozio, mi faccio un WhatsApp My Business, dove metto il catalogo dei miei prodotti. Pittura parte interne. Nei casi credo che... C'è il microfono acceso magari. Sì. Credo che nelle aziende più grandi tu possa tracciare che reparto ha visto. Cioè, se io prendo l'Ipercop, mettiamo,
è diverso se sto per Banco della Carne o quello delle televisioni. Ho un valore diverso. Se sono venuto a vedere i televisori, ti rincorro anche di spesa, perché so che ti spendi 500-600 euro. Se guardavi gli stuzzicadenti, pace, se sei andato via, non vale la pena rincorrere. Su questo c'è stato anche un po' uno scandalo delle elezioni in America, sì, che hanno riscontrato che hanno fatto hanno schedato il target. Tutto ciò che è politica, purtroppo, la politica in questo ambito qui è purtroppo uno dei temi più difficili, perché appunto si va a parlare di qualche cosa che diventa la sensibilità personale, però rientra, è oggi una delle palestre più enormi per ciò che riguarda le macchine, perché lavora enormemente su tutta quella che è la sfera emozionale emotiva della persona, hanno budget enormi, e questo permette di applicare delle strategie che non sarebbero altrimenti alla portata di tutti, o perlomeno di provarle, perché certe strategie le possiamo fare tutti perché so che funzionano, ma se mi viene un dubbio questa funziona o questa no, e per provarla serve un grosso investimento, questo dubbio ci sta che muore con me. Loro invece hanno quella possibilità di spesso, e non spesso non c'è l'etica dietro. Pensate alla classica faccenda, si ritorna lì, sui social uno dei fattori più importanti che avrà la visibilità di un post o di ciò che voi andate a pubblicare sono quanta gente interagisce con esso e in che tempi. Se io pubblico qualche cosa e un sacco di gente interagisce subito, Facebook, Instagram, YouTube, lui, questo alla fine lo pensano tutti, cioè dice questa cosa funziona, la mostrerò al più largo possibile bacino utenza. Tradotto, io mi compro 12 milioni di utenti finti che interagiscono subito con ciò che io pubblico. Ma il fatto è che ora da qualche mese Instagram ha tolto il numero di like nei post. Instagram questo influenza molto tutto questo aspetto mediatico. E sai quanti like c'ha? Io tipo guardo, non lo so, la foto di una mia amica che ha la maglia non sa quanto gente ce l'ha messo. No, quindi non so quanto riscontro avuto nella propria faccia. Ma qui la questione non è te, esatto. È il motore di ricerca, certo. È colui che commissiona la faccenda. Io per quel posto l'ho fatto, quanta gente ha pigiato mi piace, lo so. Due, il motore di ricerca vede, lui lo sa chi ha messo mi piace e in che tempi, e quindi sa chi altro mostrarlo. Cioè se io ho e a chi venderti. Vogliono far finta di toglierlo, no, ma quella cosa ovviamente sono sempre queste cose, c'è mai una. Però questa cosa nasceva legata al fatto che tantissime persone, sempre più, soprattutto negli Stati Uniti, legavano la percezione che sia di noi stessi, noi siamo animali sociali, no? Quindi ognuno di noi ha bisogno di un feedback delle persone intorno a lui per sentirsi chi è. In quei casi lì si arrivava all'estremizzazione, per cui se io non avevo una conferma di me online, mettevo crisi me stesso, no? Quindi persone che andavano incontro a una terapia o a una depressione, eccetera, eccetera, perché non raggiungevano il numero di like, perché mediamente raggiungono i loro amici, che ne so. È il famoso dramma di quello che in qualche maniera diventa famoso e poi vede la propria notorietà calare, no? Uno dei proprio su Black Mirror, uno è proprio quello. Uno degli episodi è proprio su quello. Quella società organizzata a seconda di quanti like prendi. È bello. C'era un tipo ristorante che in quel tipo un sushi dove le persone pagavano in base al numero di foto. Voi pensate che oggi quando andate in un ristorante siete estremamente invitati a lasciare qualsiasi tipo di feedback. Cioè pago o no, con voi quando oggi scegliete un ristorante, siete una città nuova, andate lì, scrivete ristorante A, cosa vuoi? Recensione. Cioè quelle pesano un sacco. La gente che condivide foto, ma ce l'avete voi Google Lens, avete visto cos'è? Praticamente oggi quando te prendi le tue foto, su Android o Apple cambia un pochino, però tipo su Apple è un po' più farraginoso. Però io le foto le posso ostare su dei servizi di Google, eccetera, eccetera. E Google mi organizza le foto dentro il mio cellulare in funzione del mio amico. Mi riconosce gli amici. Come Facebook, no? Mi metto una foto, siamo 10, gli dice te sei te, quella di 9 l'ho già riconosciuto io, devo taggarlo. Cioè l'ho già riconosciuto lui e Piero, lui e Andrea, Maria. L'ha riconosciuto, li riconoscono benissimo. Questi creano un sacco di problemi appunto in chiave non solo tecnologica, cioè siamo ai punti in cui tecnologia e etica si incontrano tanto. E il grande problema in questi temi qui è che l'etica è qualcosa in cui viene declinata sulle persone attraverso le leggi da uno Stato. Oggi gli Stati sono piccoli rispetto alle aziende verso cui devono andare a parlare. Quindi lì si trova il grande.
grande scalino per cui l'Italia, oltre a non averci ancora mai provato, l'Italia conta tra le nazioni. Non ci abbiamo un ministro deputato all'online, che ne so, cioè appunto Amazon, TripAdvisor, Booking, possono fare esattamente cosa gli pare, nessuno ha le competenze per andarci a parlare, per comprendere ciò che sta avvenendo, ma non solo, anche ci fosse, è come se io, cioè io tutto ciò che faccio su Google ci sono delle forme per fare le domande, le forme per qualsiasi cosa sono ti prego, ti supplico, lui è il padrone, lui decide come si fa, qualsiasi cosa, ti prego, ti supplico. Una nazione, paradossalmente si sta parlando di San Marino, ma una nazione, se si paragona a Google, ti prego, ti supplico, perché io che... Dell'ottava potenza al mondo, perché bene o male l'Italia nella classifica è questo, non ha nessuna voce in capitolo su nulla. Su questi temi è fondamentale che le nazioni, e ovviamente poi c'è sempre la nazione che invece ha tutto l'interesse a non farlo, perché così si prende la ragione sociale, quello di pagare le tasse da lui e vivono di quello, no? Cioè una nazione sola che c'è la sede di Google, praticamente quelle tasse paga Google lì, anche se hanno fatto uno sconto enorme, quelli hanno già risolto il problema del PIL per i prossimi 10 anni. Se appunto nazioni o in qualche maniera non si creano dei tavoli che mettono insieme tanti cittadini, si è poco potenti e questa guerra si la giocano fra concorrenti, punto. Cioè qui è la guerra di nasce qualcosa interessante e se non c'è nessuna legge che me lo vieta me la compro. Cioè Facebook, come tutte le grandi aziende, se mi nasce un concorrente che ha una grande idea, o gliela copio e quindi la ammazzo o lo rivendo. Cioè io vado da quello e gli dico tieni, questo di solito non ha visto in vita sua, mi dice di sì, bello è fatto. Quando questo mi viene impedito per vie legali, allora lì si chiama casino. Appunto, siamo alla questione del TikTok che arriva in America e sta stravasando un mare di dati da qualche parte. Che cazzo si fa? Boom! È giusto o non è giusto? Puoi vietarlo, non serve nemmeno giusto. Cioè, è davvero difficile trovare degli equilibri, però esodo un po' da quello che posso le competenze nostre nel mondo del marketing, una riflessione importantissima che vi consiglio di fare e ognuno la faccia dentro di sé, insomma siate curiosi in questi casi, no? Cioè, cercate sempre di non prendere mai niente per come vi è venduta. Ah ecco, una cosa che vi consiglio di fare tanto, tutti i social network hanno appunto portato a questa esplosione della fake news di qualsiasi tipo, si sta parlando appunto di autorità, sempre più tutti questi sistemi premieranno i contenuti di chi ha l'autorità per scriverli. Cioè, se io domani faccio un post a tema vaccini e lo stesso giorno lo fa Burioni, ora Burioni è famoso, ma lo fa uno laureato in medicina, non ha nessun senso che il mio post abbia la stessa visibilità del suo. Oggi invece cosa succede? Che se io scrivo scandalo 10 morti per un vaccino e il medico da qualche parte dice grazie a questa terapia vaccinale invece dei 40 morti l'anno ne abbiamo fatti solo 10, 30 in meno. Il mio è molto più click. Quindi la propagazione della cazzata è enorme, questo è un dramma. Oggi appunto i social network stanno cercando di fare delle cose, anche Google, per premiare i contenuti di chi ha l'affidabilità necessaria per farli, che è una cosa davvero importante, speriamo che ci riescano perché è davvero drammatico, cioè purtroppo sono degli esempi semplicissimi, andare a vedere semplicemente cosa la gente cerca su Google, ci si fa un'idea drammatica di quanto la gente non sappia scrivere. E non è che, e anche lì spesso uno viene a pensare, o andiamo con la pausa. Dai, dopo riprendiamo.